Spiagge deserte, stabilimenti balneari vuoti. Lo scorso anno, in questi giorni di aprile inoltrato, già i primi amanti della tintarella cominciavano a frequentare gli arenili marchigiani. Quest'anno si spera di riaprire nel mese di giugno tra lettini e ombrelloni. Lo chiedono a gran voce i titolari degli stabilimenti balneari che nella regione Marche sono 873, con 3.147 addetti. La crisi dovuta alla diffusione del Covid-19 sta provocando un crollo del fatturato del turismo. Secondo le stime elaborate da CNA Marche, i ricavi del settore subiranno una diminuzione del 75% dell'anno in corso. È chiaro che dobbiamo metterci in testa che anche le spiagge, come qualsiasi altra attività, dovranno attenersi a queste nuove norme comportamentali, no? Parliamo di distaccamento sociale, distanziamento sociale, significa che più di 5 persone non potranno stare insieme, non potranno fare assembramenti, quindi ci potremo purtroppo dimenticare le grandi feste. Intanto nelle spiagge gli operatori balneari si adoperano per i primi lavori di manutenzione delle concessioni. Dopo il via libera della regione, che consente previa comunicazione al prefetto di procedere alle installazioni e agli allestimenti stagionali necessari, i ripascimenti e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici con le dovute precauzioni. In attesa delle linee guida del governo sono al vaglio varie ipotesi su come affrontare al meglio in sicurezza la stagione estiva. Se nella vicina Romagna gli operatori balneari valutano accesso a numero chiuso, steward impegnati a far rispettare il distanziamento, i marchigiani rispondono così. Penso che sia una cosa giusta per la sicurezza sia nostra che anche di tutti quanti i turisti che vengono. Sarà un impegno, quest'anno è l'anno zero, si dice, è una cosa totalmente nuova e dobbiamo capire come funziona. Ci devono dare delle indicazioni perché ormai la stagione è alle porte, perciò ci vorrebbe anche per organizzarci, per sanificare tutte le cose, per sapere cosa dobbiamo acquistare più che altro. Sono al vaglio anche dei pannelli in plexiglass, si ipotizzano varie cose, secondo lei è fattibile una cosa del genere? Facciamo più morti con i pannelli in plexiglass che con il coronavirus, perché a 50 gradi dentro a una serra solo le fragole ci nascono. Una cosa giusta da farsi è quello del servizio sotto l'ombrellone e al tavolo, così evitiamo di assembramenti al bar e lì è così. Un'altra cosa fondamentale secondo noi è esclusivamente plastica, solo plastica e per una questione di sicurezza. Io penso che bisogna sanificare i bagni, prendere le eventuali precauzioni, però ancora non sappiamo niente, più che altro gli ombrelloni, perché le spiagge sono piccole, l'erosione avanza sempre di più, non sappiamo, perché non sappiamo neanche se riesci a aprire, perché se devi mettere pochi ombrelloni, farci le spese sopra, conviene star chiusi. Ha avuto già delle conferme per la prossima stagione? Sì, ci sono, sì, quelli ci sono, però non sappiamo qua. Se non ci dicono come fare o se conviene o non conviene, non sappiamo niente. Restano anche diverse questioni da verificare, anche per l'apertura o meno delle spiagge libere, ma intanto i bagnini sono fiduciosi. Allora, noi abbiamo deciso di partire, se riusciamo, per il 4 di maggio. Penso che dai primi di giugno, spero, se non altro, di cominciare a tirar fuori qualche lettino, si spera. Per il suo stabilimento ha avuto già delle conferme per quanto riguarda la stagione da parte dei suoi clienti? Sì, ma in tantissimi mi chiamano, io ricevo 5-6 telefonate al giorno per sapere come si devono comportare, vogliono prenotare, hanno voglia di uscire, hanno voglia di venire al mare, però ci sono queste restrizioni, logicamente, che noi non prendiamo né prenotazioni perché non sappiamo cosa dire e cosa fare. E perciò è tutto così, siamo spiazzati.